Buonasera a tutti, dovreste sentire la mia voce, vedere il video anche il buon Tony Cioli Puviani. Scusate per i 2 minuti di ritardo, iniziamo subito con la lettura del disclaimer. Mi raccomando, prendete sempre nota appunto del disclaimer e dell'avvertenza sul rischio, in quanto i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 65% dei conti dei clienti a dettaglio di TIC 1000, Europe e LTD perde denaro facendo trading con i CFD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, prima di entrare nel vivo di questo quarto appuntamento con Tony Cioli Puviani, come sapete c'è sempre la presentazione del broker che rappresento, che è TIC 1000, sotto la regolamentazione Europe dopo la Brexit, quindi con regolamentazione SAIS, che è registrato presso la Consob, che significa che i fondi sono sempre segregati e separati dalla società, assicurati fino a 20.000 euro. TIC 1000 è un broker non dealing desk, che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider. La velocità di esecuzione è ultra rapida, con una media di 0,2 secondi, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero, con commissioni tra le più basse del mercato. Non ci sono commissioni sugli indici. Da qualche mese abbiamo inserito anche i micro lotti sugli indici americani, insieme al DAX, dove in realtà le avevamo già da diverso tempo. Poi con TIC 1000 non avrete mai nessun tipo di requote o limitazione sulle strategie, potete utilizzare quelle che ritenete più opportune, come scalping, arbitraggio, chi più ne ha ne metta, e non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. Questo è uno screenshot che ho preso dal sito della Consob, tra la lista innumerevole di diverse società di intermediazione. Troverete anche TIC 1000 con il numero di iscrizione all'elenco 4310. TIC 1000 sul piano dei CFD offre tre tipologie di account. Quelli più sicuramente utilizzati sono il conto Pro e il conto VIP, perché parliamo di spread a partire da zero a cui va aggiunta una piccola commissione. Poi c'è il conto Classico, che non ha le commissioni ma gli spread più alti, a partire da 1,6. Inoltre TIC 1000 offre la possibilità anche di accedere a mercati regolamentati attraverso la piattaforma CQG, con condizioni molto vantaggiose, che mi invito comunque a visualizzare dal nostro sito web. E oltre alla CQG c'è la possibilità di avere delle connessioni API a diverse piattaforme come Multichart, TradingView, SierraChart e anche NinjaTrader. Ovviamente questo fa parte solo del segmento dei mercati regolamentati, non per i CFD. Tornando nuovamente sul discorso CFD, questa è la tabella che riassume un po' quelli che sono i costi che andrete ad avere con TIC 1000. Parliamo di spread e commissioni, e c'è questo sito che è un sito molto famoso sul segmento CFD, che è MyFXBook, che va a racchiudere un po' quelle che sono le varie offerte tra i broker a livello globale. Troverete che per la maggior parte del tempo, nei periodi di liquidità, TIC 1000 ha le condizioni migliori rispetto a moltissimi altri competitor. Chiudo la presentazione del broker con questa tabella per darvi il colpo d'occhio su quelle che sono le commissioni applicate su TIC 1000. Ad esempio, su un lotto di euro-dollaro, escluso lo spread, sul conto Pro si pagano 4 euro in apertura e chiusura e 2 euro addirittura sul conto VIP. Rispetto agli altri broker, il risparmio è all'incirca del 30% con il conto Pro e addirittura oltre il 60% con il conto VIP. Allora, io ho finito la presentazione e vado in piattaforma e do il benvenuto a Tony per questo quarto appuntamento. Tony, mi sa che hai perso la scommessa all'inizio, eh? Parlavamo di un numero limitato questa sera di iscritti per via dell'aperitivo, ma sei molto, per il fatto che appunto molti di voi sono in zona gialla e quindi magari molti hanno deciso di sostituire l'aperitivo virtuale a quello reale, però i numeri sono eccellenti, quindi merito sicuramente tuo, Tony. Grazie, grazie. Beh, tantissime persone, in effetti qui si poteva uscire. Allora Giuseppe ha detto, se non c'era l'aperitivo,
Non vedo la bottiglia, hai ragione. Posso dire la verità, mia moglie, che era un attimo prima, forse l'hai vista Giuseppe, me l'ha tolta. Ah no, non ho visto, no. L'ha tolta, quando ci stavo per là, mi ha tolto la bottiglia perché me l'ha tolta. Ha detto, ma cos'è sta storia? Ti fai vedere con la bottiglia in televisione, fai il webinar, non è serio, lei mi tutela. E non ho avuto la forza di litigare, quindi, quindi me l'ha tolta. Insomma, non ho potuto litigare perché altrimenti dovevo fare degli urli, eccetera. E insomma, stavolta la prometto per la quinta puntata. E comunque, sì, grazie. Insomma, oggi c'è la possibilità, appunto, finalmente di uscire. Poi c'è anche il fatto che bar locali possono stare aperti fino alle ore 22. Sembra che poi alle 22 saranno arrabbiatissimi. Ho letto oggi anche le risposte che davano. Non bisogna uscire alle 22 dal ristorante, perché la risposta è, l'ho letta sul Corriere della Sera, dipende da quanto tempo ci metti a tornare a casa. Questa è la risposta, per cui almeno che uno non abiti nel ristorante dovrebbe uscire qualche minuto prima. Però gli aperitivi invece fino alle 22:05, poi dai, un quarto d'ora non romperanno. Oggi possono rompere un po', un giorno, 2 giorni, poi dopo quel quarto d'ora, dai, quel quarto d'ora glielo freghiamo, insomma. E via così. I demoni si abbattono pure a casa. Ah, sì, i demoni a casa mia io non posso, cioè, quando sono da solo, pane, vino, tutto quello che c'è da fare lo mangio. Invece quando c'è mia moglie, e purtroppo mi tiene controllato a dire che sono magrino. Comunque, allora, grazie allora di essere venuti e di essere qui presenti. Devo ricordare che Scusami Tony, perché dalla chat mi scrivono che non si sente, però non so se è un problema relativo solo a qualche utente, se mi potete confermare che si sente, si vede Tony anche lui. allora, io qui, buonasera Angelo, buonasera Tony, per me è tutto ok, Ok. Andrea, a me si sente benissimo, ciao Pamela, benissimo, era un trucco per vedere se eravate attenti, Diego, Tiziana, beh, li conosco tutti ormai, De Catalano, Valeria, Valeria, qui è Claudio Campi. Bene, grazie, noi facciamo nome e cognome, siamo sempre così, anche Locatelli, fa le cose per bene, Pietro, sì. Allora, probabilmente era un caso di una persona. Bene, allora dicevamo queste cose qui. Innanzitutto volevo ricordare anche a Giuseppe, così siamo in tema, che mi hai detto in un altro posto che il bundo si può fare. Sì, infatti io in realtà avevo dato una, diciamo, una notizia non corretta l'altra volta, perché ammetto che non conosco ancora pienamente l'offerta sui futures, sul lato CQG, però c'è la possibilità di poterlo trarre sui mercati regolamentati, quindi è un qualcosa Tra che... l'altro anche col CFD si può fare, insomma. CFD, esatto, è E questo. questo me lo ricordo perché abbiamo fatto 2 stagioni e mi ricordo che il Bund era, insomma, era uno abbastanza dei miei strumenti più gettonati. Allora, Diciamo che sul CFD ha uno spread un po' più largo perché è tradato pochi, però sul mercato regolamentato e sulla CQG che sto adesso mostrando in piattaforma si può comunque negoziare e quindi è un prodotto anche disponibile sui mercati regolamentati. allora perdiamo 2 minuti sul Bund, perdiamo 2 minuti sul Bund, ma proprio due, perché secondo me la cultura finanziaria sullo strumento è essenziale, non tanto per avere cultura finanziaria, ma perché anche avere varie alternative in settori completamente differenti è abbastanza utile, nel senso che non esistono solo le azioni. Noi siamo abituati a azioni o indici azionari, ma sappiamo che ci sono anche le commodity, ad esempio oro, petrolio, adesso è interessante molto anche il rame, che c'è una tendenza spaventosa, se voi andate a vedere il rame, ce ne sono due di rami, ma sono sempre gli stessi, uno è quotato a Londra, vale quasi 10.000, quello di Londra, e uno è quotato invece in once classiche al mercato americano, insomma, al mercato classico americano delle commodity. E quello a Londra invece credo, uno è in once e uno è in libbre. Le libbre sono quasi 500 grammi e al di fuori di tutto è molto interessante anche il rame, l'argento,
cose. È molto, ma molto interessante il Bund, il BTP, insomma. Il Bund, lo dico spesso, ma è lo strumento, cioè, del mercato regolamentato che fa maggior controvalore rispetto al numero dei contratti mossi al mondo. Non esiste un contratto regolamentato, voi direte euro-dollar, il cable, sì, come volume complessivo sì, ma non è un mercato regolamentato. Il mercato regolamentato dell'euro-dollaro c'è solo il future dell'euro-dollaro e lì fa molto meno. Il Bund fa un qualche cosa di impressionante. E poi è sempre un'alternativa, appunto, tutto questo che ho detto, al classico azionario. Ad esempio l'azionario, secondo me, le ultime 2-3 settimane si muove un po' strano, si muove un po' con questi flash giù, tipo come abbiamo visto giovedì scorso, con la storia delle tasse, del capital gain, tutto una vomitata, poi il giorno dopo riprese, poi fa quegli scattini, insomma c'è poca volatilità, non è molto divertente. E quindi a crearsi anche delle alternative su altre cose può essere utile. Allora, spiegavo un attimo questo Bund, non so se tutti lo sanno, è un'obbligazione tedesca. Ma quale obbligazione tedesca? Quella che viene utilizzata come benchmark internazionale per la valutazione del rendimento tra i vari stati. E in genere per standard si utilizza il 10 anni, l'obbligazione a 10 anni. Obbligazione a 10 anni con le cedole fisse, e quindi avendo già nei 10 anni che seguono stabilito contrattualmente delle cedole che per convenzione sono quelle al 6%, almeno quelle Eurex, quelle quotate in Europa, e mi riferisco al bonus spagnolo, all'Eurex, dove c'è l'Eurex, mi riferisco anche al Bund, al BTP italiano, non dovrei sbagliare, ma c'è anche quello francese, l'UAT, e per convenzione è una cedola del 6% che viene distribuita tutti gli anni. Ok? Quindi, siccome il patto l'hai già fatto col tuo Stato sovrano, varia il prezzo. E se il prezzo va oltre 100, vuol dire che il tuo rendimento diventa inferiore al 6%. Così, queste non l'avevate mai notato. Se va oltre 100, perché se dovesse valere 100 il future, ecco, la cedola 6 vuol dire che il rendimento decennale è 6%. Ovviamente vedete, il Bund vale 170 perché il rendimento è negativo, per cui le 10 cedole teoriche che distribuirebbe in 10 anni 60 punti di cedole non basterebbero a far sì che il rendimento fosse negativo. Mentre se il rendimento dovesse andare a zero, il Bund andrebbe poco sopra, cioè non a 160 ma poco sopra, perché i componenti che sono delle obbligazioni vere che si trovano a mercato, alcune devono staccare le cedole, alcune le hanno staccate prima, insomma ci sono vari stratagemmi e vari panieri che girano. Comunque sono obbligazioni tra gli 8 anni e mezzo e 10 anni e mezzo tedeschi. E quindi questo Bund è rappresentativo della Germania. È molto interessante adesso, non perché sia particolarmente volatile, però sappiamo che noi andiamo verso una situazione a partire già da domani, da oggi, da maggio, insomma, con il fine, speriamo, parziale della pandemia, almeno con il fatto, se avete visto qualche fotografia negli Stati Uniti d'America, hanno fatto incontri di pugilato, incontri di lotta, adesso non so bene, insomma la gente comincia anche ad andare ai palazzetti dello sport, a uscire tranquillamente. Noi qui faremo anche la pugilia, per cui andiamo, diciamo, verso questa fine pandemia. Per cui io mi aspetto moltissima ripresa, personalmente, dell'economia americana in particolar modo, importante anche l'economia europea, mi auguro anche l'economia italiana. E guardare l'obbligazione è importante perché è un sentiment generalizzato della ripresa dell'economia, perché se aumentano i rendimenti un pochettino, questo significa che la domanda aggregata di beni, servizi, di asset anche azionari, insomma di investimenti al di fuori delle azioni, perché esistono anche gli investimenti, nel senso che uno vuole rinnovare i locali, è un investimento, uno vuole
comprare delle nuove macchinari per la propria fabbrica è un investimento, i semi lavorati sono tutti investimenti. E quindi questo maggior richiesta di beni, consumi e servizi potrebbe dare via a un po' di inflazione, allora i rendimenti negativi tedeschi secondo me non sono un non senso, per cui noi ci guardiamo a questo punto, io me lo guardo molto, mi dà soddisfazioni l'ente, e il suggerimento appunto che volevo dare qui è che se uno opera anche in opzioni o su questo Bund, e se no il Bund può essere anche pesante come contratto, perché sono 10 euro a punto, quindi il Bund si può muovere tranquillamente su 60, 70 centesimi al giorno, la differenza è di 600-700 euro nel giro di due ore, magari non fa piacere a tutti, in questo caso Tickmill ha anche i CFD che hanno uno spread un pochettino più largo, però c'hai la possibilità anche di operare a un euro, due euro, cinque euro appunto, e quindi diventa una cosa sostenibile. È molto divertente questo Bund, chi lo sa osservare, perché è un gioco, veramente un gioco, un mercato efficiente, un gioco di senza, apparentemente senso, ma se ti ci abitui il senso lo ha, non dico che sia semplice, eccetera, però ci sono queste opportunità. Si possono anche vendere, se uno riesce, le opzioni e magari comprare metà sottostante, perché è un momento che è bel laterale, alla fine gira, che ti rigira sempre lì. Io penso che alla fine è più facile che scenda un po' rispetto a quello che salì. E questo l'abbiamo trattato perché è un argomento in sospeso dell'ultimo aperitivo, ma avevamo detto che lo ripetavamo, e io ho questa view, eccetera. Proprio perché vi dico questo? Perché sull'azionario è circa 5 settimane che faccio pochissimo, faccio 5-10 operazioni in un giorno, che per me sono molto poco, perché non mi diverto, non lo so perché, questo è sempre la stessa storia, forse ma stancato ogni volta che scende, poi fa la finta e ti recupera ogni volta, poi se non sfonda queste cose, riscende, e poi fa il bluff, e poi fa, insomma, molto più divertente il Bund, ma ovviamente seguo tutti i mercati. Ripeto anche cose che ho già detto da altre parti, io tra i listini sono contrario rispetto alle voci, che sono più rispettabili anche delle mie, ma vedo un'Italia migliore delle altre, continuo a vederla, ha avuto quella sbandatina con tutti i bancari la settimana scorsa che l'ha un po' ridimensionata, però, ma non perché fa oggi, lo dico sempre, perché oggi è andata via eccezionale, vedo l'Italia molto bene, e quindi questa è la mia view. Un'altra cosa di natura importante, molti di voi lo sapranno, stasera c'è Tesla, stasera alle 22.30 o le 22.15, insomma alle 22, se siete qui sul Nasdaq, attenzione, chi vuole ardire tenga pure le posizioni aperte, a me piace, ovviamente la volatilità è qualcosa, me la invento, magari con la size più piccola, c'è Tesla che farà dei movimenti tutto il contrario, come al solito, di quello che poi uno può pensare. Chi ha visto martedì scorso, è stato molto divertente Netflix, è stata bella, io l'ho seguita bella e divertente, perché Netflix prima ha detto ha battuto tutti i record di redditività, ha aumentato l'EPS, ha aumentato il dividendo trimestrale, i numeri, eccetera. Però a un certo punto ha preso una botta da 140 punti il Nasdaq, l'8-9, quasi 10% Netflix, perché hanno visto che c'erano molti meno abbonati, grazie al cavolo, con la gente che ha voglia di uscire poi in America, la gente giustamente dice non vorrà stare in televisione anche a vedere i webinar per me. Io giocherei a comprare una put su Zoom e i webinar che faremo da qui fino a settembre, poi ci arriverà la voglia, a parte gli scherzi. E stasera c'è Tesla è molto molto interessante come titolo, al di fuori di tutto, perché darà dei risultati, ma sapete che ci sono le controversie su Tesla, ci sono le controversie perché effettivamente, pur non avendo dei numeri sfavillanti, non li ha mai avuto, e pur dovendo, se uno pensa solo all'automobile, subire il grande ritorno che avranno tipo Volkswagen, le macchine tedesche,
ma speriamo anche Stellantis, la Toyota, che sono molto impegnate a fare l'auto elettrica, la Jaguar fa dei modelli bellissimi, li guardavo oggi. E Tesla ha questo fascino, questo sogno dettato dalla genialità di Elon Musk e quindi rappresenta indubbiamente il grande sogno americano e la storia insegna che questi sogni, pensate a Bill Gates, chi ha qualche anno in più, o pensate all'Apple, no? Quello, quando Steve Jobs, l'Apple addirittura stava per fallire, Steve Jobs mandato via, io mi ricordo addirittura l'Apple prima che esistesse Steve Jobs, perché quando ero piccolo era una casa discografica che aveva la mela identica, che i dischi, alcuni dischi a secondo delle case c'era l'RCA con Rita Pavone, mi ricordo, c'era questa mela con i dischi americani, che poi è diventata l'Apple. E quindi abbiamo anche Tesla, che è molto interessante comunque, per cui io vi invito alle 22 di aprire la piattaforma TicMill, solo se TicMill, altrimenti no. Tanto alle 22 di nuovo zona rossa e quindi sarà molto interessante, stiamo attenti perché può essere significativa anche per i movimenti un po' di tutto, un po' di tutto. Ci sarà da divertirci. E quindi vediamo se c'è qualche domanda, queste sono le cose, non ci so. Se volete fare delle domande le facciamo Sì, Tony, altrimenti. ci sono. Allora, ci sono un po' di domande, anche su Facebook, che tu forse non le vedi rispetto a No, no, Zero. io le vedo. Ah no, su Facebook non l'ho aperto. Io qui vedo, va bene per tutti, tutto. Comunque, dimmele tu. Allora, c'era una domanda sul platino, forse, che tra l'altro poi TicMill offre anche sul discorso del mercato regolamentato. Non so se è uno strumento che tu negozi il platino. Ecco, mi dicono i Bitcoin. Beh, un po' lo seguo perché. Lo seguo per via del Palladio, perché ho scoperto, sai, adesso sto facendo anche questi certificati, o presentando non i miei, anche quelli degli altri, mi devo studiare tutte queste storie. C'era un certificato molto interessante sul Palladio e me lo sono dovuto studiare, il Palladio e di conseguenza anche il Platino. Ho scoperto che Palladio e Platino sono della stessa famiglia. E Platino, qualche cosa, no, lo seguo, so un po' la storia. La storia per quelli un po' più anziani. Platino, io ho fatto l'esempio l'altra volta a Bologna, sono abbonato e c'è la tribuna Platino e la tribuna Gold, ma la Platino è quella di Stravip, di quella dei Stravip. E magari io sono in gold e mi guardano dall'alto a basso. Io dico, guarda che il gold vale 1.800, quasi il tuo vale 1.200, per cui non mi rompete i maroni. Tra l'altro si vede meglio anche dove sono io. Si vedeva, insomma, fin quando andavo alle partite. E quindi c'è questa caratteristica qui. No, Platino adesso va molto, anche in ambito finanziario, comincia a essere anche lui rally di lancio. Potrebbe essere una buona idea, anche se un pochettino ha sprintato un 20%, perché ce lo troviamo a 1.000 fisso, ma lo vediamo quasi in dissonanza con l'oro, cioè l'oro sta recuperando anche lui con un certo passo verso i 1.800. Il platino sta un pochettino sprintando qui, quindi lo danno abbastanza gettonato, perché è rimasto sostanzialmente indietro, può anche essere usato di nuovo per la gioielleria e anche in uso industriale. In uso industriale, però, lo saprete già tutti, il favoritissimo, anche se ha un prezzo ogni giorno di record storico, ma il vero Bitcoin delle materie prime è il palladio della famiglia del platino. Il palladio che costava, andate a vedere il grafico del palladio, costava $200 poco tempo fa. 200, 220, è arrivato a 3.000, 2.903 mentre sto parlando, ma perché? Perché dal punto di vista dell'ecologia, da quello che vuole fare la comunità europea, quell'obiettivo 2050 emissioni zero, creato da Juncker, dalla commissione di Juncker nel novembre 2018,
si vuole assolutamente far sì che ci siano le emissioni zero e quindi c'è tutto un lavoro di marmitte, di vari usi che servono moltissimo, serve molto palladio per far sì che queste emissioni vengano ridotte, per cui va per la maggiore, tra l'altro ci si è messo anche Biden, che ha sposato, c'era la settimana scorsa, ha sposato l'idea europea, finalmente ci copiano anche gli americani in qualche cosa, e quindi per quello che riguarda queste materie prime, non l'oro che ha un uso sostanzialmente come riserva di valore, anche se però viene utilizzato a uso industriale, ma argento, palladio, in maniera un po' più marginale, platino, servono, sono quei metalli che dovrebbero andare molto in uso progressivo. È ovvio però che i mercati non dormono e questi prezzi sono partiti un bel po'. Poi parliamo anche del rame, sempre circa gli stessi motivi. Anche il rame era utilizzato tantissimo e quindi va bene. Per cui il mio giudizio sul palladio è positivo. Rimanendo sempre sul discorso dei metalli, Massimo, no, scusate, Andrea, chiede: nel breve medio periodo, la tua view sul gold rimane sempre long? Di più degli altri, sempre di più long, sempre più long. Mi rimane, per me, io devo dire che questo prezzo qui paradossalmente è abbastanza penalizzante per loro, cioè nel senso che in assoluto uno guarda gli ultimi 5 anni, 1800, 1780, ci sta, anzi deve essere contento. Però se guardi, ad esempio, quello che hanno fatto le criptovalute, loro può avere ancora più spazio. È vero che è molto più a un flottante, non so, di credo, non voglio dire dei numeri perché non ne so, però di decine e decine volte più importante delle criptovalute, ma di tantissime volte. Criptovalute, abbiamo detto Bitcoin, grosso modo, abbiamo fatto un calcolo l'ultima volta, cos'era? 1.000.000, 1.200 miliardi, 1.100 miliardi controvalore dei Bitcoin estratti, e solo Apple ne ha 2.000 e 2, mi sembra, qualcosa del genere, per cui loro non c'è da aver paura se uno vuole sapere il flottante, il potenziale di oro. No, a me l'oro piace tantissimo perché io vado un po' avanti, cioè, nel senso che purtroppo ho le mie idee, quelle che poi esprimono i miei certificati, sono idee che hanno la realizzazione, voi sapete che se c'è da esporsi subito mi espongo, però hanno la realizzazione spostata 12 mesi, 15 mesi, 18 mesi, 24 mesi. Io ragiono a 18 mesi in genere come investitore, per quello che mi piace loro, perché specialmente da inserire anche in un certificato, perché tutto sommato in questa pandemia reale, pandemia di politiche ultra sperimentali, MMT che può darsi che venga sempre progressivamente adottata. E MMT è una teoria monetaria che non si cura del debito e consente in teoria agli stati largo indebitamento e l'inflazione verrebbe corretta, ve lo dico proprio in un istante, tramite l'incremento di posizione delle tasse. Per cui andiamo, e si potrebbe stampare ancora di più, ecco, e andiamo verso questa strada. E quindi l'oro, tutto sommato, rappresenta sempre un bene rifugio importante rispetto alla grande svalutazione che c'è e che si farà ulteriormente della carta. Bene storico che mi dà addirittura a me, che sono forse vecchiotto, mi dà più addirittura sicurezza delle criptovalute, per carità di Dio. Anche oggi abbiamo un bellissimo recupero del Bitcoin, bravo, bravo chi l'ha preso a 49,5, 50, 50 e mezzo, 51, 52, bravo. Io sentivo un po', leggo, io sulle criptovalute non parlo, però, ma adesso
Sta scendendo, adesso sta scendendo. Allora, quando è caro, aspettiamo lo storno. Poi storna, aspettiamo un altro storno. Poi conviene prenderlo quando però ha invertito, ma se poi ha invertito, adesso ha invertito troppo. Vogliamo dire che ci vogliono le palle, uno decide un prezzo, entra senza tante pugnette. Uno se lo vuole, fa come faccio io con l'Enel, fa come con l'oro, entri lì col coltello che cade, che intanto io adesso voglio vedere tutti quelli del Bitcoin, chi è andato a prenderla a 49,50. Un genio, uno con le palle, chi ha preso il Bitcoin ieri o sabato, e uno con le palle che merita che vada a 65.000. Come sono fatto io, bravo, se gli piaceva è entrato, però pochi per me, con tutto rispetto. Tony, sempre restando sul discorso oro, ci sono un paio di domande. Una da Antonello che ti chiede: se scendesse l'oro, a che prezzo compreresti ancora, Tony? E poi Massimo ti chiede una considerazione sulla correlazione con l'argento. Una considerazione sulla correlazione argento con gold, se è possibile. Grazie. Allora, loro sapete che a me piace, però loro, ti spiego co come la penso io, poi la sbagliamo. Sa voi sapete che io dico sempre oro, calava sempre, per cui, però adesso ha fatto un rally di 100-105 dollari rispetto al minimo, per cui uno dice aspettiamo il ritracciamento. Se lo aspettiamo, lo prendiamo sul supporto che era la vecchia resistenza di 1760, che magari un salto lo fa, però ci si mette un fazzoletto. Se, 1760 lo dovrebbe fare se vogliamo risparmiare qualche cosa. Ma secondo me, proprio senza mezze misure, andiamo verso l'estate. Se escono due dati inflattivi, due o tre dati inflattivi, o uno importante a sorpresa, che quelli escono una volta al mese in America, magari confermato da qualche cosa in Europa, e le banche centrali si fanno forza e cercano di fermare i bond attraverso gli acquisti loro, per cui fanno un'azione concertata, l'inflazione, i tassi riescono a tenerli bassi, secondo me l'oro va a 2000, mentre sei a nuotare al mare. Fai le bracciate di Tony nel 2000, come ha fatto quest'estate, lo ricordate? Fu bellissimo quel rally a fine luglio dell'oro fino a 2080, il 7 agosto mi sembra, 2060-2080. Può fare una cosa del genere? 2080 non credo, però 1950-2000 per me sì. Quindi in questo caso per me è più una avarizia vera, nel senso che si può limare qualche, però io ce l'ho, per quello che io ce l'ho nei miei investimenti più importanti, però è più rischioso fare l'avarizia e la limata di 20-30 dollari, che si può fare la limata, che rischiare di perdere il treno di 100-150 dollari. E quindi va bene anche comprarlo adesso, insomma. Chiaro che potrei fare la risposta politica, sì, aspettiamo, monitoriamo con attenzione il livello, poi dopo la segante e tutte queste storie qui, io non le faccio, loro non è un prezzo, si può rischiare con loro, solo se dovessero aumentare il T-not in maniera importante senza. Però il T-not è l'obbligazione americana, corrisponde al Bund, sempre con la cedola, non lo so, la cedola del T-not non credo sia cedola 6%, però è 10 anni americana, insomma. Quindi sì, qualcosa. Correlazione con l'argento è evidentissima, c'è una correlazione netta. L'argento è più volatile, quindi tendenzialmente aumenta di un 40%, un 50% la performance dell'oro, cioè se l'oro fa più 10, storicamente, da quello che ho letto io, l'argento tende a fare più 15 e viceversa, sul meno 10 fa meno 15, per cui c'è una correlazione diretta abbastanza evidente, 1,5 a 1. Ultimamente l'argento è stato. Non è andato benissimo neanche lui, però è stato, diciamo, negli ultimi mesi o l'ultimo anno, dalla pandemia in avanti, è stato preferito, ha tenuto meglio, è stato preferito perché l'uso industriale
perché sappiamo che l'argento è il più grande semiconduttore, conduttore di calore che esista tra i metalli, numero uno, no? L'argento è quello che è di più, per cui ha questi scopi fotovoltaici, risparmi energetici, emissioni, insomma, Stargento piace molto e quindi avendo molto più uso industriale probabilmente ha una correlazione positiva, ancora ha una positività ancora maggiore. L'oro si esalterebbe non tanto per l'industriale, ma nel caso in cui ci sia l'inflazione. L'inflazione, attenzione, lo ripeto, non è un male per le borse, eh? Se c'è un'inflazione del 3-4%. È un male se le autorità centrali, le banche centrali, e questo sarà difficile, per arginare l'inflazione si mettono a fare il tapering o azioni importanti di diminuzione della liquidità nel sistema. A quel punto le borse vanno male per poi riandare bene. Così funziona. Funziona così. Perfetto, Tony. Prima hai menzionato il T-Note. C'è una domanda a proposito di Francesco. È un po' lunga, ma te la leggo perché mi sembra molto interessante. Allora, ciao Tony, vorrei chiedere se è possibile e corretto valutare i movimenti del T-Note 10 anni per scorgere eventuali dissonanze con gli indici, il Nasdaq in particolare. Ad esempio, venerdì verso le 14 ho notato una brusca discesa dei prezzi del T-Note e il Nasdaq che teneva. Dopo poco il Nasdaq è salito molto. È possibile sfruttare la correlazione tra obbligazioni e indici in ottica scalping? O per la maggior parte del tempo si muovono in maniera autonoma e non correlata? No, no, aggiornate, in genere molto correlata, cioè il Nasdaq, tra l'altro rispondo, oddio, no, c'era una domanda. Bisogna vedere, che mi dice Tony, vedi ancora male il Nasdaq? Oddio, l'anno scorso sì, ma poi dopo ovviamente non ci ho preso, però anzi, adesso Giordano, sono quello che quando il Nasdaq era 12,2, io lo scrivo un po' nelle mie weekly note, scrissi, attenzione, sti cali del T-Note, lo vai a vedere quando era 12,2 a metà febbraio. E dissi, no, attenzione che dovrebbe recuperare forse anche i massimi storici, il Nasdaq. Poi, in un'ottica di ampliamento dei tassi, Nasdaq male, male non lo vedo, però siccome vedo tutto male, l'azionariato, un pochettino di storno ci sia, anche il Nasdaq, secondo me, non lo risparmio, ma non lo vedo male il Nasdaq in assoluto, anzi, sono quelli che sono i migliori titoli. Però se lui si riferisce magari a una cosa che ho detto, probabilmente l'ho detto in un contesto differente da questo. Allora, per tornare, poi vediamo anche gli indici. Dunque, sì, la correlazione del T-Note rispetto al Nasdaq c'è quasi sempre, specialmente quando tutto dipende dalle mode di mercato. Dalle mode di mercato. A volte la moda, ve lo ricordate, nel mese di febbraio, e fino a da metà febbraio fino a tutto marzo si parlava solo del rendimento del T-Note, questi rendimenti che andarono dall'1 fino all'1,79, tutti una gran paura di questo rendimento del T-Note, ed era divertentissimo vedere questa correlazione, cioè scendeva il T-Note, ovvero aumentava il tasso di interesse, scendeva il Nasdaq. Oppure saliva il rendimento del T-Note, saliva il rendimento, scendeva il Nasdaq, per cui o saliva il T-Note come prezzo, per cui scendeva il rendimento e saliva anche il Nasdaq. Attenzione, qui ci si sbaglia perché molte persone sale, intendi, i tassi di interesse, cioè il rendimento, o il prezzo del future. Prezzo del future, se sale il prezzo del future, è correlato direttamente con il Nasdaq, per cui se sale il bond, possiamo anche dire, il Nasdaq è più facile che sia favorito. Tutto qui. C'è questa correlazione? Sì, si può operare abbastanza bene, però io con la dissonanza, qui andiamo un po' nel difficile, cioè. Se, un discorso un po' complesso, se quando la moda del mercato è la correlazione Bund-Nasdaq, se
si può utilizzare la risonanza qualora il Nasdaq, ad esempio, con una grossa discesa del Bund o del T-Not, scende il T-Not, il Nasdaq rimane lì, allora il Nasdaq dopo sale, perché non ha subito la discesa del T-Not. Un po' complesso, però insomma, questa è la risposta esatta. Ottimo, Tony, ci sono ancora un sì. po' di domande, però vedo che il tempo vola con te ogni volta e magari rispondiamo anche in maniera più concisa su alcune domande che stavo cercando di selezionare perché sono tante. Allora, su FTSE MIB forse ti sei espresso all'inizio, perché Andrea ti chiede una previsione su FTSE MIB se è sempre rialzista. E poi da lì ribassista di rialzista. Allora, intanto la verità è che non è che uno potrebbe essere, difficile che uno possa dire che il FTSE MIB va a 30.000 e lo Standard & Poor's torni a 3 e 4. È impossibile dirlo. Cioè, se uno lo dice, un matto, non si può. Uno può parlare di forze relative. Ok, per cui io lo premetto sempre, anche oggi da qualche parte, o ieri, non so, adesso ormai mi scordo, dico, ovviamente se il Nasdaq o l'America non dovesse cedere, io sono molto ottimista sul FTSE MIB, per cui confermo che secondo me il FTSE MIB finirà in forza relativa l'anno 2021 rispetto alla maggioranza degli indici. Che cosa vuol dire? Che se lo Standard & Poor's fa l'11, il FTSE MIB potrà fare il 13. Ecco, così è chiaro. Tenuto conto che purtroppo per le gare il FTSE MIB stacca sempre questi dividendini di 2, 300, 100, 200, 100, 200 punti, alla fine ti levano quel 3-2,5% che magari ti fa la differenza con la performance. È tutto sommato. Però io, basta vederlo, l'avevo detto, insomma, anche oggi il FTSE MIB non muore mai, perché sembrava un po' balordo la settimana scorsa quando le banche scendevano, però oggi ha dato una bellissima prova, mezzo punto percentuale, ha surclassato il DAX questa volta, e tutto sommato anche le borse americane sono sul livello, Nasdaq un po' accelerato, però sono sul livello positivo, per cui sì, vedo meglio il FTSE MIB di altri indici, ecco, dato la risposta. Perfetto, poi sempre su Facebook Katia ti chiede, deve essere una tua follower perché utilizza il termine esatto, e ti chiede qualche buon livello sul DAX per scucchiaiare, esatto. Intanto l'ho seguita in quel post che ha fatto giovedì e venerdì scorso, è stato in Gordon, ha cominciato a comprare troppo alto, poi è stata bravissima a tenere, malgrado quei suggerimenti un po' che gli davano di più inesperti di lei, perché insomma, adesso magari è lì che mi sente, però c'era uno che gli consigliava modello anni, trader anni zero di 15 anni fa, c'era il DAX a 15,084 e lui diceva vai short perché ha bucato il 15,100, cioè sono quelle cose che ormai non dice più nessuno, cioè c'era il DAX che aveva perso 300 punti e questo gli suggeriva di shortare, che lei scommetteva perché shortava, che il trend ma rimbalza sempre, ma ancora, ma che sensibilità avete, ma non vedete che rimbalza sempre, cioè quando perde il 2 il Nasdaq, o il DAX, ma anche il FTSE MIB, uno deve aver paura dalle short. Io questo lo dicevo, cioè ci vuole un folle uno che... Poi verrà il giorno del breakdown, ma non arriva mai. Ma quanto si perde a shortare gli indici in discesa? Gli indici in discesa si scucchiaiano. Allora ho visto questa conversazione, mi sono inserito perché Katia mi tagga, e c'era uno che diceva guarda che a 15,083 si shorta, e veniva da 15,4. Perché il trend là gli spiegava delle robe, infatti dopo un'ora è andata a 15,3, io che la ridevo e non so cosa ho detto questo, ma poi con quella sicumera lì parlava, una roba spaventosa. Comunque, lo dico perché insomma, non puoi fare il professore a modello trader anni 2010, quando c'era quella storia che bisognava shortare dopo 300 punti. Verranno quei momenti, ma non solo questi.
succederà che si rompa, si dovrà comprare sul breakout o shortare sulle discese. Succederà, ma non shortiamo sulle discese, almeno questo. Cioè, io sulle discese mi emoziono e sono lì come la Katia, pronta a scucchiaiare. Per cui, Katia, hai visto il 1500, 1510, come ha risposto anche bene giovedì, mi sembra, giovedì, quindi sei stata brava e tenace, un po' frettolosa nel comprare, ma tenace nel resistere e fare il pareggio. Brava Katia. Allora, la domanda di Katia qual è? Dei livelli di ingresso, è vero? Aspetta, me la sono persa, sì. Sì, il livello di ingresso. Guarda, io, Katia, vedo chiaramente una cosa. Ecco, l'ho detto stamattina da Fontobert, dice, ma pure l'ho già detto, no. L'ho già detto queste cose. Allora, io vedo una cosa un po' strana. Forse sarà il cambio, però oggi almeno c'è il Nasdaq in champagneria che tra un po' tocca 14.000 punti. Questione di 4 secondi, ma tocca 14.000 punti. E il Nasdaq e il DAX erano abbastanza correlati una volta. Vedo sempre sui record storici lo Standard & Poor's. Però oggi, sinceramente, più il DAX che il FTSE MIB, l'ho visto con una gran voglia di riposare, di star stanco. Poi, come spesso succede, anche adesso siamo a 15.300. Insomma, con tutto sto robo di Nasdaq, eccetera. Quindi, io, cara Katia, non andrei a avventurarmi almeno domani con dei long, salvo che non faccio quella quota, che sembra ormai un'assicurazione della vita, cioè il 15, 120, 103, fai 140 se proprio ti agiti, però hai visto oggi come scendeva cattivo, poi è stato recuperato non dal DAX perché era forte, ma perché si è messo a ripartire l'America in maniera veramente importante, quindi il DAX è riuscito a salvarsi e a rimanere attaccato a questa quota, però oggi non mi è piaciuto, per cui se vuoi spucchiare da sotto, fallo, chiedi a lui lì, a quello lì, quando è che rompe il breakout, quando è da shortare, tu compri alla sua quota, lo chiedi, tanto lo starà sentendo, spero, però tu lo chiedi a quello lì, che sei il tuo amico, e quando è che bisogna shortarlo, se buca 15, 92, shortiamo, tu ti metti a 92 con due contratti. Bene, ho risposto anche a Katia. Perfetto, poi sul discorso invece di Alberto sul Nasdaq che dà una proiezione a 14.074. Alberto probabilmente se la gioca con Tesla, ma non è assolutamente improbabile di vederla a 14.074 il Nasdaq, perché... Però attenzione che poi fanno le scarpette, cioè nel senso che abbiamo visto come a dati di bilancio belli, già subito all'uscita del bilancio o il giorno dopo ci siano delle scarpate importanti. Purtroppo io faccio la cronaca, è così. Però quello che dice Alberto ci sta. Ci sta, però deve essere aiutato un po' dal sentiment che il bilancio sia bellino. Adesso come adesso, insomma, manca ancora tanto. Tutto qui. Perfetto, allora io direi chiudiamo con l'ultima domanda su euro-dollaro da parte di Diego che ti chiede, ciao Tony, sono insaccato su euro-dollaro da 1,1950, come lo vedi? Allora io direi chiudiamo con l'ultima domanda su euro-dollaro da parte di Questo essendo il Diego mio. che ti chiede, ciao Tony, sono insaccato su euro-dollaro da 1,1950, come lo Non so vedi? perché c'è il mio eco della. No, ma io il vino non l'ho preso, non l'ho preso. Bella questa. Non so cosa sia successo perché c'è Ah, la. adesso ho capito, adesso ho capito. Ho capito. No, avevo visto una taggata, sono andato su Facebook e sulla diretta. Ah, Adesso vuole andare bene, 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 bene. No, io dico, non ho preso neanche la bottiglia di vino, e stavo impazzendo, dico, la prima volta ho detto, vai, sei rincoglionito. ok.
Giuseppe si era incoglionito perché l'ho capita sta domanda, capisco che non sono più un ragazzino, però ripeterla tre volte in quel modo mi sembrava un po' offensivo. Poi ho capito, no, ho visto una taggata su Facebook, ho aperto e la taggata era sulla pagina di Facebook. Bene. Ah, okay. Allora, l'hai ripetuta tre volte, cioè una volta, però l'ho sentita tre volte e... C'era Diego, sì, che ha aperto uno short d'area 19,50 su euro-dollaro e ti chiede un po' una tua view. Diego. È 19,50 è un po'... Diego M? C'è l'M? Sì. Diego M. Non è Maradona, ma è una città siciliana. Ecco. Allora, ma Diego, innanzitutto c'è la Fed mercoledì e la Fed è quella lì, cioè, puoi sperarla, cioè nel senso che la Federal Reserve c'è mercoledì e la Federal Reserve difficilmente è contentissima quando il dollaro è debole. È contentissima, per cui è difficile che nell'imminenza della Fed o durante la riunione della Fed dicano delle cose tipo che da rifar rivalutare il dollaro. La Fed piace il dollaro debole, quindi questi due giorni difficilmente puoi averne ragione. Puoi tentare, però è una giocata d'autore. Puoi tentare la speranza che la Fed dica noi dobbiamo fare, che non si sa mai, prima poi lo dirà, c'è un po' di inflazione, dobbiamo fare delle azioni di diminuzione della liquidità, allora il dollaro va a 1,195 in una schioppettata, lì fai lavoretti, però non ci spererei più di tanto, non ci spererei. Poi c'era un ragazzo che mi chiedeva delle scadenze tecniche. Sì, ma porre l'attenzione sulle scadenze tecniche di fine mese che sono sempre ostiche da comprendere. Dunque, lui è un attento osservatore, Vincenzo Maldera III. Io mi ricordo, gliel'ho già detto l'anno scorso, Maldera I, Maldera II, quando ero piccolo c'era Maldera I, Maldera II e Maldera III. Bellissimo. Erano tre fratelli che giocavano tutti e tre in Serie A, due nel Milan e uno in un'altra squadra, ma sempre in Serie A, e c'era Maldera III, fortissimo. Allora, lui mi chiede... Nel Torino, dice Vincenzo. Nel Torino, ma ha subito detto. Era lui. Era lui. Esatto. Allora... Scusate, qual era la domanda? Mi sono le scadenze tecniche, da attenzione. Ah, le scadenze tecniche fine mese. Beh, oddio. È vero, lui si ricorda che le ultime due ore, l'ultima ora del 31 di marzo e del 28 febbraio sono state qualcosa di clamoroso. Per cui complimenti a Maldera che si ricorda questa storia qui. Dove è successa una rivoluzione, proprio indici Nasdaq che ha fatto prima 100 punti a sinistra, poi 200 a destra, 300 non finiva più di salire un paio di volte. Per cui dice abbastanza bene, lo spieghiamo per tutto, cosa succede? Ci sono delle opzioni sugli indici americani, così chiamate end of month, fine mese, che di fatto vengono poi messe a posto e compensate o rollate il mese successivo. Per cui a fine mese ci potrebbe essere un po' di scombussolamento. Sì, va bene, sì. Però sai, l'unica cosa è che se a fine mese c'è l'opzione, poi a fine trimestre c'è il momento delle opzioni, poi ci sono gli angoli, quello degli angoli, tutte queste robe qui, e ogni giorno c'è un setup, allora non fa mai niente. E bisognerebbe continuare a fare le stesse cose. 31 non fa poco. Fa poco. Comunque, va bene così. Dai. Perfetto. Ok, Tony, io direi che possiamo chiudere qui. Non ci sono più altre domande. Credo di aver risposto
Io dico la mia operazione del giorno, che l'altra volta ci avevo preso. Io mi ricordo, avevo dato delle operazioni che poi non hanno funzionato il giorno dopo, due giorni dopo. Però avevo detto, attenzione, che arriveremo sui massimi, me lo ricordo come fosse ieri, e sui massimi scende. L'ultima volta ho dipinto, perché tocca qui, questo sale, avevo detto standard plus sale, ritocca il minimo e scende, poi ha ritoccato il minimo e risalita, ha fatto due o tre palleggi con quello schema che è al record storico, al record del daily, toccato quello, dovevi andare giù a fare quattro punti. Adesso io faccio questa giocata qua, che me la metto qua, perché poi vado a mangiare a 14, perché quell'Alberto lì ha detto un numero che mi piace, io sono un cabalista. Quindi a 14.074, questa carta la puoi anche fare te, noi ci mettiamo, che siccome Alberto ha detto che ci arriva, noi ci mettiamo short di due Nasdaq, eccolo qui, fammi vedere, qui. Ecco, piazzato, perché io faccio questa, ma la faccio, giuro la faccio, poi facciamo vedere anche gli eseguiti, non c'è problema. Aspetta perché che il numero del Nasdaq a 14.0, no, perché 14.074 mi è stato indicato qui in chat, però ci sta come livello, ci sta, quindi la mettiamo a 14.074, perché nel gran scombussolone lì di Tesla tra le 9.50 e le 10.10 le faranno di tutti i colori, ok? Quindi quel 14.074 non è improbabile. Noi ci mettiamo già a piazzare di short e poi facciamo la scucchiaiata da sopra. Cioè nel senso che in genere quando tocca quei livelli c'è una reazione, io mi butto lì con un saiano, faccio 20-25 punti e poi ringrazio Albertone per questa dritta del 14.074. Male che vada, daremo la colpa a lui. Scherzo. Vedi, qui c'è la, qui nella chat il Nasdaq è proiettata al 14.074. Quindi io finalmente seguo gli altri. Ah, sono lì a 74, lui prende il profitto e io glielo do a sinistra perché mi diverto molto più a shortare. No, grazie, mi sono divertito tantissimo. Andate a fare l'aperitivo, oggi sono rimasto brillante perché non ho bevuto niente. Grazie Tony, come sempre. Grazie Tony, come sempre, numero uno. Ricordo l'ultimo appuntamento con Tony di questa serie di aperitivi, che è il 10 maggio alle 19, quindi chi è iscritto, ovviamente, si è iscritto ai quattro appuntamenti, è già in automatico iscritto anche a quello del 10 di maggio. Bene, ringrazio tutte le persone che qui le vedo in chat, che mi hanno ringraziato, conosco tutti, da Vincenzo, Francesco Rossi, che doveva venire a trovare, ma verrà Mirko, anche Mirko, Vincenzo, insomma, Antonello, Sebastiano, Diego, Pamela, Andrea, anche lui, Pierpaolo, Pierpaolo l'ho conosciuto oggi, via email, e poi c'è Giovanni, anche lui col nome della città, pugliese. Grazie a tutti, veramente. Ciao ragazzi. Alla prossima, buona serata. Ciao, è un piacere. Mm-hmm.